Sì, purtroppo è una pagina bruttissima. Oggi abbiamo appreso con questo bilancio che non c'è neanche un capitolo di spesa per il piano strategico, ovvero la vera ragione seria per la costruzione della 56, ovvero un grande piano strategico per assolutamente per portare avanti le nostre aree in maniera organica con uno sviluppo integrato per una vera programmazione. Oggi non c'è neanche il capitolo di spesa per il piano strategico. E quindi addio 56, addio zone omogenee, addio tutte quelle speranze che noi abbiamo immesso all'interno del varo della legge 56. Purtroppo ci troviamo di fronte a un semplice elenco di spese, strade, scuole e altre, ma non c'è una visione strategica della nostra terra e purtroppo oggi assisto anche a una serie di colleghi metropolitani che pur giustamente di portare a casa una serie di spese, una serie di risposte ai loro enti locali, votano a favore di questo bilancio metropolitano. Si poteva fare molto di più, bisognava assolutamente insistere affinché il sindaco approvasse la delibera di start-up del piano strategico. Questo non è successo e mi sono sentito in dovere da solo di votare contro questo bilancio che è un semplice elenco di voci di spese.